l'opposizione che fa il suo mestiere, certo forse è poco documentata sulle questioni, davvero poco documentata, perché credo che ancora una volta abbia perso un'occasione per stare zitta e per evitare una polemica di cui francamente non c'era il bisogno e che mi sembra decisamente inutile. Come già riportato dalla stampa e come io stesso ho comunicato, ho richiesto da subito spiegazioni alla città metropolitana circa l'intervento, cosa che è accaduta durante un incontro che ho avuto nei locali della città metropolitana a Messina in data 10 luglio. Lì mi sono state fornite delle spiegazioni sia scientifiche che amministrative, scientifiche quanto al merito dell'intervento, circa la necessità di eliminare un pericolo dovuto al transito dei turisti, nonostante la presenza delle transenne, sotto la parete di Falesia che da qualche anno denota delle cadute di massi di pietre. E si è pensato di eliminare il pericolo riportando il laghetto alla sua conformazione originaria, prima cioè che quella zona venisse scelleratamente utilizzata come materiale di prelievo di sabbia per la costruzione dell'autostrada, quindi di riportare l'acqua del laghetto Marinello fino al piede della falesia. Su una cosa ho ribadito con intransigenza il disappunto dell'amministrazione comunale di Patti, del fatto che un intervento che avviene sul territorio di Patti, in un ambiente così delicato, sia stato fatto in assenza di comunicazione. Da questo punto di vista la città metropolitana, tanto l'ingegnere Cappadonia, che è il dirigente del settore, quanto la dottoressa Molino, che è il responsabile della riserva, hanno convenuto e riconosciuto che il modus operandi non è stato certamente quello più corretto, hanno chiesto venia e ci siamo vicendevolmente ripromessi di instaurare un sistema di comunicazione più stabile. Ma quello che voglio evidenziare è che dopo l'accaduto, in sinergia con il comune di Oliveri, con il quale devo dire c'è un bel rapporto di collaborazione, abbiamo suggerito alla città metropolitana una serie di azioni da porre in essere con periodicità per migliorare la fruizione e garantire la migliore informazione non soltanto ai comuni di Patti e di Oliveri, ma anche agli utenti e alle associazioni ambientaliste. Tornando al merito dell'intervento e alla polemica, ripeto, inutile che è stata montata, è stato chiarito dall'Università di Messina, con un documento che è pubblico e che avrebbero potuto e dovuto, aggiungo io, consultare i consiglieri interroganti, che quel fenomeno di moria di pesci che si è verificato qualche giorno fa è assolutamente indipendente dall'intervento che è stato fatto, è un fenomeno di anossia che periodicamente si ripete, che è stato osservato più e più volte negli ultimi decenni e quindi non desta particolare preoccupazione. Aggiungo, a beneficio dei consiglieri interroganti che anche qui avrebbero ben potuto meglio informarsi invece di scatenare una polemica inutile nel pieno della stagione estiva, che sono state effettuate delle analisi dall'ARPA sulle acque del laghetto Marinello e degli altri marinelli per capire e comprendere se ci fosse stata o meno un'alterazione dell'equilibrio chimico, fisico delle acque e in attesa dei risultati dell'ARPA, io personalmente, ma anche i responsabili della riserva, siamo molto molto convinti che questa alterazione non ci sia stata. Invito quindi i consiglieri, così come i cittadini, piuttosto che indulgere in polemiche che nulla aggiungono a Marinello, ma piuttosto tolgono e anche tanto, ad una forma di collaborazione, di circolazione delle informazioni più corretta e, mi permetto di dire, anche più produttiva.